Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Questi titoli più importanti della mattina. In apertura alla politica, il presidente della regione siciliana Renato Schifani ha nominato l'avvocato Alessandro Dagnino come nuovo assessore all'economia. Sostituisce l'europarlamentare Marco Falcone. Adesso la cronaca con la chiusura dell'aeroporto di Catania almeno fino alle ore 18 di oggi a causa dell'eruzione dell'Etna che sta causando una copiosa ricaduta di cenere vulcanica, disagi per i passeggeri con voli cancellati e dirottati in diversi scali siciliani. Nuovi aggiornamenti arrivano in merito all'omicidio di Antonio Andolfi. Il ventenne non sarebbe stato ucciso a Biancavilla ma a Centuripe. Per questo il GIP di Catania, durante l'udienza di convalida del fermo di un uomo accusato del delitto, è stato dichiarato incompetente per territorio. Adesso la procura di Enna dovrà presentare richiesta di rinnovo della misura cautelare. Era già riuscita a fuggire dalla Sicilia l'uomo accusato della morte di un ventenne a Palermo dopo una brutale aggressione. Il fermato è un cittadino straniero di 30 anni. Avrebbe colpito la vittima alla testa con un tirapugni, pare per un debito di droga. E in chiusura l'arresto della polizia di Stato di Catania del 32enne Mirko Natale Fusto, accusato di 2 rapine aggravate dall'uso di armi commesse nel centro storico Ateneo tra aprile e maggio di quest'anno. L'uomo è riuscito a sottrarre gioielli per un valore di quasi 300.000 euro. E per questa edizione è tutto, i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Grazie per averci seguito e a più tardi.